Tutti e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi orecchiette, melanzane e scamorze. Melanzane però fatte così. Allora, queste le ho messe sulla piastra, ho messo il sale e un filino di olio e sembrano come se sono fritte, ma sono arrostite, diciamo rossette fritte. Poi ci metterò un pomodoro, aglio e cipolla, l'olio e la pasta, questa qui. Le orecchiette. Orecchiette con melanzana e scamorza. La scamorza la metterò sia normale, quella scamorza, sia quella affumicata. E adesso andiamo a vedere. Allora, qui ho già messo aglio e cipolla. Un filo di olio, e accendo. Sto già cucinando la pasta di qui, cioè sto già facendo bollire l'acqua, così subito subito si fa il tutto. Ha un odore l'aglio e la cipolla nell'olio che a me piace tantissimo. A chi piace lo stesso odore, me lo scriva sotto nei commenti. Mi sto alzando perché eravate leggermente bassi. E adesso vado a mettere il pomodoro, questo è di quelli grossi e ho tolto la buccia. Ho tagliato a pezzi le melanzane e gliele metto dentro.
adesso faccio andare un po'. Siccome le melanzane sono già salate, aspetto la fine della cottura per vedere se ce ne vuole un altro po' di sale. Metto un pochino di acqua per non far bruciare. E nel frattempo che cucina la pasta, il condimento è già pronto. Allora, ragazzi, avete visto il tempo di cucinare la pasta e il sughetto con le melanzane è pronto. Io nelle melanzane ho messo un po' di peperoncino, ma voi se non lo volete non mettetelo. Adesso li mescolo tutti insieme, così, perché ho acceso anche la fiamma sotto, e alla fine andrò a mettere le due scamorze, quella bianca che da noi si chiama scamorza, ma voi penso che molti di voi la chiamano provola. E la provola affumicata, un po'. Ho spento sotto, come potete vedere, e ho aggiunto le due scamorze. E adesso amalgamo e impiatto. E voilà il piatto. Se vi è piaciuto, tantissimi like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Se volete farvi due risatine all'altro canale, la stessa cosa attivando la campanellina. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!